Le interviste della rassegna stampa di oggi. Orrore, Yolanda è morta per soffocamento. I risultati shock dell'autopsia sul corpicino della bimba di 8 mesi. L'accusa al padre, ripetuti maltrattamenti e nessun soccorso. La madre la seviziava perché non voleva una figlia femmina. L'Abruzzone, i colpevoli, silenzi di chi sapeva. E all'interno c'è un ampio spazio viene dedicato a questa tragedia. L'ira dell'Abruzzone, colpa di chi sapeva ma non ha segnalato. La criminologa attacca Passariello, andava fermato. Passariello è il padre della bambina. Quante bare bianche vedremo prima di voltare pagina. E ora vi facciamo la sintesi dei fatti e dopodiché ci collegheremo con l'avvocato matrimonialista Alba De Felice. La piccola era arrivata all'ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni la notte di sabato, poco dopo le 4, circostanza questa che ha spinto gli inquirenti ad indagare i genitori per omicidio. L'arresto del padre della bambina è stato disposto per pericolo di fuga. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Marcello Castello. Intanto sarà l'esame autoptico disposto dalla procura nocerina a chiarire come sono andati realmente i fatti. L'autopsia sul corpicino della piccola Yolanda è prevista all'orbitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto prima dell'arrivo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La coppia, Giuseppe e Imma, assistita dai propri legali, hanno fornito già nella giornata di sabato dichiarazioni agli agenti della squadra mobile di Salerno e ai colleghi del commissariato di Nocera Inferiore. L'autopsia verificherà se i racconti dei genitori rispondono meno al vero. Intanto l'abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino, dove la coppia viveva da un anno e mezzo circa con i suoi 2 figli, è stata posta sotto sequestro. Ad affiancare i coniugi che vivevano in quell'abitazione, come già confermato dal sindaco Nunzio Carpentieri, era il nonno paterno che spesso restava in casa con loro. I nostri servizi sociali, ha ribadito il primo cittadino, avevano convocato la mamma e il nonno, ci hanno sempre raccontato delle difficoltà economiche che aveva la famiglia, ma nient'altro. Abbiamo fatto tutti i passaggi, ma probabilmente qualcosa non ha funzionato. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, Carpentieri, ha proclamato anche il lutto cittadino in occasione dei funerali della piccola Yolanda. La comunità è sotto shock. La coppia, che aveva anche un bimbo di 4 anni, è originaria della zona di Pagani il padre e di Angri la madre. Sui gradini dell'abitazione di San Lorenzo a Sant'Egidio sabato scorso sono stati deposti dei fiori bianchi. Siamo riusciti a collegarci con l'avvocato De Felice che vi avevo annunciato un istante fa. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno. Allora, spero che si senta bene perché sono in viaggio in macchina per andare in tribunale. Non so, sì, è chiara? Sì, perfetto, la sentiamo, la sentia, per il momento la sentiamo bene. Benissimo. Allora, volevo subito un suo commento su questa storia che arriva da Sant'Egidio di Montalbino. Certo. Grande amarezza, grande sconforto e soprattutto un profondo senso di sconfitta, perché quando si verificano questi episodi così agghiaccianti che toccano poi delle vittime innocenti, dei bambini, nel caso questa piccolina aveva soltanto 8 mesi, io credo che tutti noi, le istituzioni e quindi chiamo in campo anche i servizi sociali, ma anche i centri antiviolenza, i magistrati per la procura, i giudici per la famiglia, gli avvocati per la famiglia, per tutti è una assoluta inaccettabile sconfitta. Io ovviamente non potrò scendere nei particolari perché come sappiamo le indagini sono freneticamente in corso proprio in queste ore, però sì, una cosa è certa, Yolanda non c'è più. Un corpicino di 8 mesi straziato che presentava segni inauditi di violenza, bruciature, ecchimosi. Davvero penso che il calvario di questa piccolina sia una grande sconfitta per tutti noi, per tutto lo Stato. Ecco, c'è il racconto della mamma su alcuni quotidiani, ad esempio Crona, che dice la prendeva a morsi i piedini e le usciva la carne da fuori. Immacolata Monti crolla e racconta le torture a cui era sottoposta Yolanda. Strofinava il viso contro il suo, tanto da procurarle fuoriuscita di sangue.
Rispetto a queste scene che si presentavano davanti alla madre che oggi racconta, almeno secondo quello che leggiamo oggi sui quotidiani, perché è stata lì in silenzio? Perché una mamma sta in silenzio o un padre sta in silenzio rispetto a questo? Assolutamente, ma è una riflessione spontanea e io resto sempre basita quando poi a tragedia avvenuta ascolto queste dichiarazioni e onestamente provo una rabbia inaudita, perché ovviamente noi sappiamo c'è una rete, ci sono i servizi sociali, qualcuno ha scritto che probabilmente le segnalazioni erano arrivate, ma forse non erano sufficienti, forse probabilmente anche i vicini di casa che qualche volta scoraggiati si sono rivolti ai servizi sociali avrebbero dovuto insistere, probabilmente avrebbero dovuto immediatamente segnalare ai magistrati della procura, al tribunale per i minorenni, alla procura per i minorenni. Io, guardi, dottoressa, non potrò mai dimenticare che appena qualche anno fa, ed è un fatto noto sul territorio, perciò ne posso parlare, una bambina di appena 8 anni che subiva in famiglia gravissime violenze, abusi sessuali ad opera del fratellastro, ecco, fu tratta in salvo. Ma perché? Perché pervennero moltissime segnalazioni che poi riuscimmo a girare ai magistrati della procura e in appena 3 ore questa bimba Jasmine fu posta in salvo. Allora io dico, quando c'è veramente un senso civico profondo, quando c'è la voglia, la volontà, la tenacia di salvare un essere innocente, non bisogna fermarsi dinanzi a niente, non c'è paura che tenga. Io comprendo, io non voglio sottovalutare la paura di chi magari ha contezza di questi episodi e poi teme che denunciando potrebbe avere ritorsioni. Io comprendo chi non se la sente di sporgere la denuncia ufficiale, però le segnalazioni, si poteva segnalare ai centri antiviolenza, si poteva in qualche modo portare fuori questo marciume. Il fatto che oggi la mamma certamente sarà una donna distrutta e dica e racconti questi episodi tremendi, però verrebbe da chiedersi, ripeto, io non voglio puntare il dito contro nessuno perché le indagini sono in corso e davvero me ne guarderei bene, però voglio dire... Ma lo Stato rispetto a queste cose, cosa in generale, ecco, cosa potrebbe fare? Innanzitutto è essenziale che tutti coloro i quali hanno sentore, hanno anche soltanto il più larvato sospetto che un piccolo essere innocente sia in pericolo, ecco, bisogna segnalare, non farsi assalire dal dubbio che potrebbe essere un falso allarme, non fa nulla, ci saranno i magistrati della procura che poi accerteranno, non bisogna farsi prendere dalla paura che poi ci saranno ritorsioni, esistono anche le segnalazioni anonime che vengono debitamente valutate purché siano però sapientemente formalizzate e circostanziate. Bisogna assolutamente capire che i bambini, tutti i bambini, sono un po' un fatto di tutti noi, appartengono a tutti noi e quindi non bisogna farsi prendere dalla paura, ma poi ovviamente la prevenzione. Il papà di Yolanda era un soggetto dedito a sostanze stupefacenti, quindi era già sotto osservazione. Quando fu segnalato, perché pare che questo sia stato fatto, fu segnalato che si era allontanato dalla comunità che lo teneva in cura. Ecco, bisognava innanzitutto aprire non una lente di ingrandimento, ma 10.000 riflettori sulla casa in cui viveva questa bambina, a maggior ragione perché qualche segnalazione era già arrivata. Ma la prevenzione ovviamente non può fermarsi a questo. La prevenzione è capire che se una persona si comporta in questo modo è certamente una persona disturbata e quindi bisogna sottoporla necessariamente a delle
cure, a delle terapie, alla psicoterapia, perché il problema è che poi questi individui sono un rischio, una mina vagante, non soltanto e non certamente per se stessi, ma per tutte le persone che sono intorno, soprattutto in ambito familiare, ormai lo sappiamo, no? La famiglia, il sacro focolare domestico, è invece purtroppo, le statistiche parlano chiare, il teatro degli episodi più sconvolgenti, i crimini più efferati, atroci, vengono compiuti lì. La violenza assistita non è altro che l'altra faccia della violenza di genere, e gli orfani speciali, cioè i bambini che restano orfani perché la mamma viene ammazzata dal papà, non sono soltanto dei casi isolati, anche nelle nostre zone sono davvero una realtà tremenda, inquietante. E noi non possiamo restare indifferenti, noi dobbiamo attivarci, ma è soprattutto sulla prevenzione, sulle segnalazioni anche anonime, e poi, me lo lasci dire, sul ruolo dei pediatri. Ogni bambino ha un pediatra convenzionato, ogni bambino potrebbe avere un angelo custode che è rappresentato proprio dal pediatra, perché probabilmente ancor prima dei servizi sociali, ancor prima dei magistrati della procura, il pediatra ha un rapporto privilegiato con la famiglia, perché entra nella famiglia non appena nasce un bambino, e quindi potrebbe rendersi conto da subito se lì se lo portano, però il bambino se lo portano il bambino dal pediatra. Ma appunto lei ha ragione, ma quando un pediatra ha in carico un bambino dovrebbe chiedersi perché per giorni, per mesi, per anni questo bambino non gli viene condotto, e dovrebbe in qualche modo indagare. Allora, io credo che la violenza sia un fenomeno atroce, e parlo di violenza fisica, perché poi se volessimo oggi parlare di violenza psicologica non basterebbero 10.000 trasmissioni per affrontare questa tematica, ma nella violenza fisica comunque dei segnali allarmanti esistono, i referti. Ovviamente vanno a documentare, questa bambina già in precedenza era stata, a meno che non abbia letto qualche notizia infondata, mi pare che Yolanda già in altre occasioni era stata ricoverata in ospedale. E quindi lì, anche lì bisognava accendere dei riflettori, porsi doverosamente degli interrogativi e non farsi prendere dall'ansia che forse si è eccessivamente diciamo indagatori. Meglio una notizia infondata che però accende i riflettori, piuttosto che restare in silenzio su un dubbio che poi potrebbe dar luogo a queste tragedie. Bene, grazie avvocato come sempre per queste sue opinioni che ci aiutano a riflettere anche grazie alle esperienze che vive da avvocato, quindi esperienze dirette, però alla fine da condannare, come diceva lei all'inizio, è la società. È la società omertosa, la società che resta in silenzio, la società che si volge dall'altra parte. Ecco, io che ho voluto stamattina doverosamente, non appena lei mi ha chiesto, fermare l'auto e arrivare certamente in tribunale con un notevole ritardo, io l'ho fatto perché vorrei che queste parole scotessero un po' le coscienze. Rendiamoci conto che a fianco ognuno di noi potrebbe esserci una bambina, una donna che si trova in difficoltà e che è vittima di violenza. Non giriamoci dall'altra parte, tendiamo l'orecchio, segnaliamo. E questo l'appello accorato, per non dire il messaggio disperato, che questa mattina di caldo tremendo, almeno qui nell'agro nocino sarnese, io vorrei lanciare. Le interviste della rassegna stampa di oggi.